Ancora ben trovati con la terza parte del nostro TG, restiamo a Sassari perché hanno preso il via nella sede della Camera di Commercio gli Open Day to Digital, incontri one to one dedicati alle imprese che vogliono avviare il loro percorso di digitalizzazione e servizio. L'Innovation Lab, il centro di competenza digitale della Camera di Commercio di Sassari, amplia i suoi orizzonti. E dopo un percorso avviato nell'ottobre 2022, che proseguirà fino al prossimo giugno, offrendo alle imprese del territorio 12 seminari e 8 laboratori di progettazione, ha dato il via agli Open Day to Digital, incontri one to one che hanno preso il via proprio oggi nella sede camerale. Degli incontri di orientamento con imprese che vogliono affacciarsi al digitale, avvicinarsi per diventare consapevoli dell'impatto e del potenziale che oggi il digitale ha per la loro competitività. I temi di maggiore interesse sono quelli che hanno a che fare con l'economia dei dati, ma ce n'è uno che è trasversale a tutti e che sta diventando sempre più sentito, che è quello della percezione del rischio cyber, e cioè delle criticità che ci sono nel momento in cui ci si affaccia al digitale, come rischi proprio per la propria attività legati alle minacce cyber. L'obiettivo rimane sempre lo stesso, accompagnare le aziende nel loro cammino di digitalizzazione dell'attività. Abbiamo capito che ormai la cultura digitale da migrare alle imprese non è più rimandabile. Maggior cultura digitale significa maggior capacità da parte delle imprese di poter competere con successo sui mercati. La Confartigianato Sardegna lancia l'allarme sull'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle piccole imprese che insieme all'automazione dei processi può rappresentare una grande opportunità per le imprese sarde, ma è necessario gestire il cambiamento in modo oculato. Solo il 5% delle piccole imprese usa l'intelligenza artificiale per svolgere le proprie attività, ma in Sardegna sono 71.000 i posti di lavoro a rischio per l'automazione incontrollata. Lo rivela un'analisi di Confartigianato Sardegna. Dai dati risultano il 5% delle imprese che utilizzano, a volte anche inconsapevolmente, moduli di intelligenza artificiale. Sicuramente sono superiori le imprese del digitale, le imprese che hanno già un'esperienza in campo informatico, dalla blockchain, ma si sta introducendo l'intelligenza artificiale anche in software dedicati alle altre imprese, quindi per il marketing, per le vendite. Il vicepresidente di Confartigianato Sardegna, Fabio Mereu, spiega che alle piccole imprese servono formazione specifica e finanziamenti per renderle competitive. L'intelligenza artificiale e l'automazione dei processi possono rappresentare una grande opportunità per le imprese, ma è necessario gestire il cambiamento in modo oculato. Qual è il problema che si sta venendo a creare? Che non dobbiamo far passare troppo tempo nell'introduzione dell'impresa. Infatti, mentre ci sono dei fondi sulle linee guida dell'UE che servono per la creazione e la prototipazione di questi moduli di intelligenza artificiale intelligenza artificiale, blockchain e cyber security, però le imprese, nel mondo reale, le piccole imprese, poi non comprendono l'applicazione. Per questo motivo è necessario un fondo per il trasferimento digitale affinché queste imprese possano vedere con dei prodotti finiti la ricaduta nella realtà aziendale. Si sono celebrati ieri anche nell'isola i 100 anni dell'aeronautica militare. Nell'aeroporto di Decimo Mannu si è svolta una cerimonia con le autorità civili e militari dell'isola, alla quale ha preso parte anche il governatore Cristian Solinas, per celebrare il centenario insieme a sindaci e scolaresche. Per l'occasione c'è stato anche un open day della base e una mostra statica dei velivoli e delle attrezzature dell'aeronautica. I festeggiamenti prevedono anche l'esibizione delle frecce tricolori il prossimo 21 maggio, probabilmente davanti alla spiaggia del Poetto di Cagliari. Infine lo sport: finisce con un 5-0 per il Cagliari l'amichevole contro la Villa Cidrese in un comunale in festa per la prima uscita fuori dal centro sportivo di Assiminello per i ragazzi di Ranieri. Al termine del match ha parlato l'attaccante rossoblù Filippo Falco. Francesco Aresu. Filippo, servivano delle certezze non solo per la squadra ma anche per te dopo un periodo comunque non semplicissimo. È arrivato anche un gol, ma in generale una prestazione, 90 minuti importanti per il finale di stagione. Sì, sicuramente quest'anno ho pagato un po' la condizione iniziale non facendo preparazione, mi ha portato un po' di problemi all'inizio, poi ho avuto una ricaduta
ed è un gioco, non gioco da un po', sicuramente queste amichevoli mi servono anche per mettere benzina nelle gambe, sono contento della prestazione di oggi e mi metto a disposizione della squadra perché c'è bisogno di tutti per questo rush finale. Quanto sei vicino alla miglior forma? So che non giocando poi è difficile, però. Ma sì, il miglior allenamento è la partita, quindi queste amichevoli appunto possono servire per mettere minuti nelle gambe per chi ha giocato meno, per chi è stato diciamo fuori parecchio. Quindi, però sicuramente la condizione c'è, posso solo migliorare giocando e 20, 30, 40 minuti quanto il mister chiederà. Se il mister chiama sei pronto? Certo, certo. Ranieri dice spesso, o meglio sottolinea spesso l'importanza di quelli che giocano meno. Tu e gli altri che avete meno possibilità, come vi sentite e come volete aiutare il Cagliari? No, siamo un grande gruppo, lo stiamo dimostrando, ci alleniamo benissimo tutti quanti, ognuno rema dalla stessa parte, chi gioca di più, chi gioca di meno, l'importante è raggiungere l'obiettivo che di squadra, che è la cosa veramente più importante per tutti, per la città, per il Cagliari, per noi. È tutto per questa edizione del TG, grazie per averci seguito, l'appuntamento con i programmi della rete è sempre qui sul canale 88. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di serata.